dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbi pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare le precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Mentre Luca fa il presepio, quando racconta la nascita di Gesù e ci descrive la nascita del Salvatore, così come siamo abituati a sentirla raccontare, gli angeli, i pastori, la capanna, eccetera, Matteo è molto più asciutto e molto più sintetico. È in un versetto solo, fulmineamente racconta la nascita di Gesù. Dice: Maria partorì un figlio che egli, Giuseppe, chiamò Gesù, punto. È finito tutto con Matteo. Il racconto della nascita di Gesù si conclude lì, perché Matteo ha un altro interesse rispetto a Luca. A Matteo preme di più mettere in evidenza o farci riflettere sull'accoglienza del bambino Gesù, di colui che è nato a Betlemme. E allora ecco che Matteo dedica molto spazio, più che alla nascita di Gesù, alle visite inattese anche che arrivano alla capanna di Gesù. Visite inattese e anche un po' importune. Dice Matteo: alcuni magi giunsero dall'Oriente. E subito allora qui si sfatano un po' di miti, perché i magi non sono tre, Matteo dice alcuni, poi la tradizione insomma li ha individuati e ha fissato il numero in tre, ma dice anche Matteo che non sarebbero di per sé re, sono magi, maghi. La tradizione poi ha cesellato la figura e sull'onda un po' del salmo responsoriale che abbiamo ascoltato, i re di Saba, i re di Tarsis, i re di Seba, eccetera, ha pensato che questi fossero dei re. Ma in realtà Matteo dice che sono alcuni maghi che vengono dall'Oriente. E allora qui c'è già subito una nota che stride in questo clima natalizio, perché alla capanna chi vanno? Vanno dei pagani che sono stranieri e che sono anche maghi. E maghi nella lingua greca ha due significati, uno positivo di saggi e sapienti e uno invece un po' meno positivo, che sono le persone che si dedicano alla magia e che sono dei ciarlatani alla fine dei conti. E Matteo volutamente rimane lì nell'ambiguità, perché se avesse voluto dire che sono saggi avrebbe scritto saggi. Allora interessa che qui alla capanna arrivano queste persone che non sono attese, ma soprattutto che sono pagani e che sono stranieri. E poi c'è anche un'altra cosa che farebbe sussultare un giudeo del tempo di Gesù che leggesse questo brano di Vangelo, che i doni che portano i magi sono altamente simbolici: oro, incenso e mirra.
parlano del popolo di Israele, questi elementi, questi doni. L'oro è il metallo dei re, è il più prezioso fra i metalli, e dunque qui l'oro allude alla dinastia regale, al Messia, al re Davide, al discendente del re Davide che dovrebbe arrivare, al regno di Dio. Israele è il regno di Dio, l'eredità di Dio, la porzione di Dio fra tutti i popoli. E poi qui c'è l'incenso, e l'incenso è la resina odorosa che viene bruciata nel Tempio, e qui c'è tutto il Tempio, i sacerdoti, e Israele che si definiva un popolo sacerdotale, è chiamato così dai profeti. E poi anche la mirra, che se andate un po' a scartabellare nell'Antico Testamento troverete che è un unguento, un profumo, ed è soprattutto nel Cantico dei Cantici il profumo della fidanzata. Ma non solo, anche in altri, anche nei Salmi, anche nel Libro dei Proverbi, l'unguento è il profumo dell'amata. Dunque qui sotto c'è tutta la simbologia di Israele come la sposa del Signore. E il popolo di Israele si è sempre compreso così: Yahweh è lo sposo e il popolo è la sposa. E quindi c'è un legame di sponsalità, di amore, di accoglienza, di cura dello sposo nei confronti della sposa. Allora, però, tutto questo che è il meglio di Israele, l'eredità messianica, il popolo sacerdotale, il popolo che è la sposa del Signore, è in mano a chi? Ai pagani, agli stranieri e ai maghi. E allora queste sono persone veramente scomode, che ci fanno riflettere sulle persone che frequentano Gesù nella sua infanzia. Perché Matteo mette in scena questi magi? Perché ci sono altri che sono vicini e che invece sembrano non accorgersi della presenza del Signore Gesù. E vi siete accorti che nel testo, quando i magi arrivano a Gerusalemme, dicono: dov'è il re dei giudei che è nato? E nessuno sa niente. Erode deve convocare i sapienti, i quali trovano fuori un passo della scrittura che dice: tu Betlemme, eccetera eccetera. Ma soprattutto Matteo mette in luce due reazioni che si combattono, che sono per così dire opposte fra di loro all'annuncio della nascita di Gesù. Quella dei magi, cui Matteo sottolinea provarono una grandissima gioia, e quella di Erode e degli abitanti di Gerusalemme, che invece sono presi dal turbamento. Ecco, allora qui vedete il tema dell'accoglienza, come Matteo lo fa scorrere dentro a queste righe. Perché qui, di fronte al bambino Gesù che nasce, qualcuno è nella gioia e qualcuno è nello sgomento. E poi avete fatto caso, vero, che il termine usato dai magi, dicono: dov'è il re dei giudei? E non a caso Matteo mette lì il re dei giudei, perché dove lo troviamo un'altra volta questo titolo? Sulla croce. Gesù Nazareno, il re dei giudei. Dunque vedete che già qui, sulle pive dei pastori, aleggia quella ostilità che poi diventerà esplosiva nell'ultima settimana che Gesù vive a Gerusalemme, e dove sarà proprio accusato di essere il re dei giudei e messo in croce per questo. Allora questo ci consente di fare una sottolineatura. Gesù nasce e non si può far finta di niente. E soprattutto, se Gesù nasce, non si può rimanere a distanza di sicurezza. Bisogna o essere coi magi o essere con gli abitanti di Gerusalemme. Matteo non prevede mezze misure, non prevede zone intermedie, zone grigie, zone in cui sia possibile negoziare una certa distanza dal Signore Gesù, che ci consenta di non comprometterci troppo e nello stesso tempo di essere in qualche modo in rapporto con Lui. Lo dirà anche Gesù sempre nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12: chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. E allora qui stamattina l'Epifania, più che incantarci con l'oro, l'incenso e la mirra dei magi, viene a chiederci: tu dove sei? Gesù è nato, e tu dove ti metti? Da che parte ti schieri? Perché non è possibile stare in mezzo, o con Gesù o contro Gesù. Ci spaventa questa: o con Gesù o contro Gesù.
C'è un'altra sottolineatura che viene fuori da questo Vangelo, sempre sul tema dell'accoglienza. Ed è questa qui, che alla capanna di Gesù, insomma qui c'è uno bianco e poi la tradizione ci dice che c'è uno color caffè latte e poi c'è uno che è proprio anche nero, e ce l'abbiamo anche noi, un remaggio nero. Questo vuol dire che non siamo noi a decidere chi può andare o non andare alla capanna di Gesù. Questo vuol dire che alla capanna di Gesù ci sono anche stranieri, anche persone di culture diverse, e che si può andare alla capanna di Gesù anche attraverso percorsi diversi. I pastori ci vanno perché hanno sentito l'angelo, i magi ci vanno perché hanno seguito la stella, altri ci vanno perché hanno ascoltato le scritture. E tutto questo allora ha una ricaduta molto concreta, cari fratelli e sorelle, che alla capanna di Gesù c'è spazio non solo per i pastori, non solo per i giudei, non solo per gli europei, ma per tutti, perché tutti sono benvenuti. Alla capanna di Gesù si incontrano tutti i popoli. E la ricaduta precisa di questo Vangelo è questa, che non siamo noi a scegliere i nostri fratelli. Non siamo noi a decidere chi è il mio fratello, la persona da amare. Perché alla capanna di Gesù ci stanno tutti. E una seconda sottolineatura, che un dono, l'oro, l'incenso e la mirra, può essere portato a Gesù e può essere portato alla nostra comunità e anche alla mia vita dalle persone più improbabili, anche dai pagani, dagli stranieri e dai maghi, come sono i re magi. Questo non vuol dire che vi esorto ad andare a farvi fare l'oroscopo o le carte, non vuol mica dire questo. Persone che sono proprio fuori dai nostri schemi possono portarci un dono. Persone che noi guardiamo male possono portarci un dono. Anche quelli che hanno una cattiva reputazione, che i nostri occhi vedono solo come pagani e come stranieri, come persone che non hanno niente a che spartire con noi, possono portarci un dono. Guardate che per Erode i magi sono l'equivalente degli angeli. Vi accorgete cosa succede? I magi arrivano da Erode, lo obbligano ad ascoltare un passo della scrittura, annunciano che Gesù è nato. Sono angeli. Sono coloro che portano il messaggio, la lieta novella della nascita del Salvatore. E allora vorrei concludere con un versetto della lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 2. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo.